Oh, it's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. Buonasera, questa sera per la nostra rubrica dedicata all'enogastronomia, sapori di tradizione e alle eccellenze produttive della provincia di Frosinone, siamo all'Osteria New York. L'Osteria New York, molti ricorderanno il nome New York perché è associato ad un'attività che prima esisteva qui e che ora è completamente diversa. Questo prima era un pub. Nel 1985 Gianni, che è qui con me, e Maria, la sua consorte, insieme ai loro genitori aprirono questa attività. Questa attività divenne famosa perché c'erano delle serate di intrattenimento, era un pub molto frequentato e molto famoso e anche eccellente nel suo genere. Ora siamo in un ambito completamente diverso, perché questo locale è diventato un'osteria che punta alla ricerca dell'eccellenza qualitativa produttiva, ricercando i prodotti e i produttori tutti nel territorio, con una zona, con una filiera corta che rende particolarmente di successo questa attività. Gianni, intanto buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io vedo che qui siamo davanti a un'esposizione veramente che è una tentazione per gli occhi e non solo per il palato, e vedo diversi prodotti. Ora vorrei che tu mi spiegassi nel dettaglio questi prodotti, da dove provengono. Per esempio, mi parli di questo, questo è un salame? Queste sono le salsicce di Scherzerino di Itri, che fa delle salsicce veramente buone al taglio, al finocchio, al coriandolo, al pepe e al peperoncino. Ma io qui vedo un prodotto particolarissimo che è anche molto famoso e che sarà presente all'Expo 2015 di Milano, la steccata di Morolo. Ci vuoi parlare di questo prodotto qui? Sì, questa è la steccata di Morolo della Scarchilli, la società di Morolo, che fa sia la steccata di Morolo e che è il grancacio di Morolo, che è veramente un prodotto di il nostro parmigiano ciociaro, diciamo. Come vi è venuta l'idea di e perché avete deciso di trasformare quello che prima era un pub in un'attività completamente diversa e sicuramente molto molto più impegnativa? È un lavoro molto duro e ci vuole veramente tanta passione. Noi siamo 30 anni adesso che curiamo, siamo sempre in cucina, allora ci arriva sempre l'idea di migliorarci e dare sempre il miglior prodotto che è sul commercio. Cerchiamo sempre di valorizzare i prodotti del nostro territorio, come i fagioli cannellini da Dina, tanti prodotti che sono forti nel nostro territorio, cerchiamo di valorizzare, perché la ciociaria apprezza, merita molto di più di quello che è adesso. Lady Chef, buonasera. Buonasera. Questa sera ci prepari in diretta un piatto particolare che è uno dei vostri piatti forti, ma sicuramente non l'unico, cioè gli spaghettoni vita mia. Sì, allora gli ingredienti sono il guanciale del maiale nero casertano, poi le zucchine, che è un prodotto di stagione, e adoperiamo una spezia che è la curcuma. Allora, ho già messo il guanciale del maiale nero casertano, quindi l'aglio, un po' di olio, olio extravergine di oliva, e ho già buttato la pasta, e nel mentre aggiungo gli altri ingredienti man mano. Take your time, think a lot, why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Oh, how can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen now. There's a way. Beh, un sapore particolarissimo, che comunque è molto, molto armonico, devo dire. Sì. Molto particolare, ma armonico. E vedo anche uno splendido calice di vino rosso. Questo è un vino Cabernet della cantina San Michele del Vigneti Iucci di Sant'Ile Fiume Rapido. È un Cabernet della vendemmia 2011. Bene, io procedo anche alla degustazione del vino. Ottimo. Vi invito a venire a provare non solo i vini di questo meraviglioso ristorante, ma soprattutto la ricerca stilistica sia nella qualità dei prodotti, sia nel confezionamento del piatto finito. Vi auguro buon appetito e ci vediamo alla prossima puntata.